Ciao Raffaella, benvenuta. Ciao, buonasera. Ciao Raffaella, grazie ovviamente innanzitutto per aver accolto questo nostro invito. Io direi di passare subito, insomma, dritti al punto, ecco, del nostro discorso, e quindi vorrei sapere innanzitutto un po' la storia che c'è dietro la società cooperativa agricola Vaira. Quando e come nasce tutto? Allora, nasce da tantissimi anni con mio nonno, poi da lui è stata tramandata a mio padre, insieme a lui abbiamo aperto questa cooperativa che si occupa della produzione di olio extravergine e soprattutto della linea biologica. Oh, ecco, quindi produzione prettamente olearia, producete, diciamo, sì, 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 olio? Produciamo soltanto olio, sì. Oh, quindi olio ovviamente extravergine biologico, da quel che mi sembra di capire. Sì, che, sì, insomma... extravergine, e poi da qualche anno abbiamo iniziato anche la produzione di oli aromatizzati. Ah, oli aromatizzati di che tipo? Ecco, possiamo, come dire, dare qualche cenno, sì, a chi ci ascolta? Certo, allora, produciamo oli aromatizzati, finora abbiamo 10 tipi di oli: rosmarino, basilico, limone, aglio, zenzero e curcuma sono quelli un po' più particolari, che è un po' la tendenza degli ultimi anni. Oh, ecco, quindi anche una proposta un po' più particolare, ecco, per i più, se vogliamo, esigenti, anche per chi vuole provare qualcosa di un po' più diverso, sì, e non convenzionale, ecco, per così dire. Quindi anche oli aromatizzati, ma per quanto riguarda l'olio extravergine biologico, ecco, quali sono le caratteristiche un po' più, se vogliamo, particolari e peculiari, ecco, della vostra produzione? Allora, la nostra produzione è quasi tutta secolare, quindi da quest'anno facciamo parte anche del presidio Slow Food, che si occupa proprio dell'olio extravergine prodotto da alberi secolari. È una produzione con una tracciabilità di filiera, viene direttamente raccolti, entro 24 ore vengono molite e poi direttamente portati nel nostro imbottigliamento, dove imbottigliamo noi stessi.